È sempre molto difficile parlare attorno alla croce, per un motivo molto semplice. Noi dobbiamo rispettare quello che ci insegna il Vangelo, cioè per noi cristiani il metodo lo detta il Vangelo. E a volte abbiamo la tentazione di riempire troppo gli spazi di silenzio che il Vangelo a un certo punto lascia nei suoi racconti, che in realtà non sono spazi di silenzio intesi come spazi di vuoto. Sono spazi di silenzio che ci dicono che davanti a certe cose non bisogna abusare delle parole, bisogna stare in silenzio. E quindi capite che per me è sempre molto faticoso dover dire delle parole attorno a un mistero che esige soprattutto il nostro silenzio. E questo per un motivo molto semplice, che di cui noi certamente abbiamo fatto esperienza dentro la nostra vita. Quando una persona si trova a vivere qualcosa di importante, qualcosa di doloroso, di serio, le parole degli altri non risultano parole di conforto. Molto spesso risultano parole fastidiose, parole che non riescono ad intercettare quello che uno sta vivendo lì in quel momento. C'è una storia molto bella raccontata nella Bibbia, nell'Antico Testamento, che è la storia di Giobbe. Quando Giobbe sperimenta la prova, e la sperimenta perché si ammala, perché perde tutti i suoi beni, perché perde i suoi figli, perché perde la sua dignità, insomma, Giobbe rappresenta l'uomo che soffre in tutti gli ambiti della vita. Ma c'è qualcosa che aumenta la sua sofferenza, ed è paradossale questo, e sono i suoi amici, quelli che vengono da lontano a sedersi insieme con lui, loro dicono per condividere il suo dolore, ma in realtà ciascuno di loro vuole portare conforto alla sofferenza di Giobbe spiegando quella sofferenza. Ognuno degli amici di Giobbe tenta di dare una spiegazione al dolore di Giobbe. Voi sapete che Giobbe in realtà metterà a tacere ciascuno di questi amici, svelerà come i loro ragionamenti in realtà non toccano per niente il mistero del dolore innocente, cioè quando una persona soffre e non ne capisce il motivo, che tradotto significa: ma perché mi è accaduto questo? Quante volte ci capita di dire che ho fatto? Perché abbiamo bisogno di capire la causa. Abbiamo bisogno, cioè, di trovare una ragione, secondo noi, che possa aiutarci a sopportare quella prova. Nel Vangelo di Giovanni è raccontato a un certo punto la guarigione del cieco nato. E proprio quando con i discepoli Gesù si avvicina a questo ragazzo che è cieco, i discepoli fanno una domanda, che è una domanda brutta, ma in realtà è una domanda che molto spesso alberga dentro i nostri cuori. Perché è cieco? Perché vive quell'handicap? Perché si trova a vivere quella prova, dicono i discepoli? Ha peccato lui o hanno peccato i suoi genitori? Per loro è inconcepibile che esista un male che non abbia una ragione. Allora voi sapete che tante cose nella vita riusciamo a spiegarle, tante altre cose si stagliano davanti a noi come un mistero, cioè come qualcosa che nessun nostro ragionamento riesce a scalfire, riesce ad addomesticare, riesce a trattenere, a tenere dentro. E l'unica cosa che possiamo fare è stare disarmati davanti a questo mistero. Perché Dio decide di mandare suo figlio nel mondo? Perché decide di salvare il mondo attraverso la debolezza della croce? Perché Dio accetta che il figlio muoia in croce? Quando noi diciamo il mistero della croce, stiamo parlando di qualcosa che esige innanzitutto la sacralità del nostro silenzio. Ma il fatto che dobbiamo avvicinarci con cura, che dobbiamo usare molto tatto quando abbiamo a che fare con questa materia incandescente della sofferenza viva delle persone, possiamo dire alcune parole che in realtà non saranno parole di spiegazione. Ho pensato questa sera con voi di dire qualcosa che possa aiutarci a capire come dobbiamo
posizionarci davanti a questo mistero, cioè come si sta sulla croce, come si sta davanti al mistero della croce e come questo mistero in realtà ha una forza, un potere straordinario dentro la nostra vita. In che senso la croce a un certo punto ci salva? Ma per poter rispondere a questa domanda, la prima cosa che dobbiamo fare è allontanare da noi un'idea distorta. Cioè, tutte le volte che noi fissiamo lo sguardo su Gesù in croce, la prima cosa che salta alla nostra attenzione è la sofferenza. E questo è un errore, è una menzogna. Cioè, Gesù non è semplicemente una persona che soffre. È una persona che soffre per amore. E questo è il mistero della croce. La croce rappresenta l'amore, non la sofferenza. Tutte le volte che una persona ama, diventa vulnerabile, diventa cioè una creatura che si accorge che l'amore ha un peso specifico, vedremo tra poco. Perché altrimenti noi chiamiamo croce qualunque disgrazia della nostra vita, ma no, non basta vivere una cosa difficile per dire che noi stiamo vivendo una croce. Per noi cristiani la croce è l'esperienza di amare in tutte le circostanze, anche quando queste circostanze diventano difficili, anche quando queste circostanze diventano contraddittorie, assurde. Voglio usare un'immagine, spero semplicemente che questa immagine possa aiutarci a capire dove voglio andare a parare con questo discorso. Quando noi contempliamo Gesù in croce, lo vediamo con le braccia spalancate e le mani confitte su quella croce. Che cosa rappresentano delle mani ferite, mani inchiodate sulla croce? Vi è mai capitato di voler bene a qualcuno e di fare tutto il possibile per questa persona che amate, per cercare di aiutarla, di essere dalla sua parte, di renderla felice, di tirarla fuori a volte dal buio, e poi vi rendete conto a un certo punto che l'amore che avete per questa persona non basta. Vi sentite impotenti. L'esperienza di amare è anche l'esperienza a un certo punto di sentirsi impotenti, cioè incapaci di poter far tutto, di poter salvare o risolvere qualunque cosa c'è nella vita dell'altro. Delle volte vorresti sostituirti a quella persona, ma non puoi sostituirti. Tu puoi fare, 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 ma arriva un momento in cui il tuo fare non basta più. C'è qualcosa che è più grande anche delle tue possibilità e tu senti le tue mani inchiodate. Non puoi fare più niente. Sei impotente. A noi non piace questa sensazione di impotenza. Solitamente, quando ci sentiamo impotenti nell'amore, cioè incapaci di poter continuare a fare qualcosa, scappiamo via. E invece amare significa continuare ad amare sapendo che non possiamo fare più nulla. Amare significa continuare ad amare anche se non abbiamo la soluzione. Amare significa continuare a stare accanto a una persona anche quando non puoi fare più nulla per quella persona. Pensate a Maria, a Giovanni, a Maria di Magdala, a Maria di Cleofa, che sono sotto la croce. Non hanno sperimentato forse queste persone l'impotenza di stare davanti a qualcuno che soffre e dire non posso fare niente? Quante volte in casa nostra abbiamo persone di fianco che le vediamo soffrire, le vediamo in delle situazioni paradossali e non possiamo fare niente? L'amore è l'esperienza di sentirci impotenti, di sentire le nostre mani inchiodate. Gesù così si mostra a ciascuno di noi, come uno che ha le mani inchiodate. Ma quando contempliamo il mistero della croce, ci accorgiamo anche che Gesù non ha solo le mani inchiodate, ha anche i piedi inchiodati. Se i piedi sono inchiodati, a che cosa servono i piedi? A camminare, ad andartene. E quante volte noi vorremmo fuggire da certe situazioni? E non possiamo, siamo lì e siamo inchiodati in quella situazione. Vorremmo avere una vita diversa, una situazione diversa,
E l'esperienza di amare significa l'esperienza di sentirci inchiodati in qualcosa per la maggior parte della nostra vita o per tutta la nostra vita. Allora immaginate che è successo qualcosa che ci inchioda lì, e tu puoi stare lì per forza o puoi stare lì per amore. Cambia tutto. Tu sei costretto a vivere quelle circostanze, non l'hai scelte, è la vita che ti ha inchiodato lì, a stare davanti a quel mistero, a quella situazione, e puoi starci contro voglia o starci per amore. Allora Gesù si mostra a noi come uno che non può scappare, anche lui è inchiodato, ma sta lì come uno che ha scelto di stare lì, come uno che ama, non come uno che si lamenta, non come uno che si ribella davanti a questo mistero. E si intende, amici, ci sta tranquillamente che a un certo punto siamo stanchi e ci ribelliamo, ma poi dobbiamo sempre domandarci, dopo che ci siamo sfogati, dopo che siamo stanchi, voglio amare o non voglio amare? Voglio continuare ad amare o no? Vi ricordate quali sono le parole delle persone che sono attorno a Gesù nel momento in cui è in croce? Che cosa gli dicono tutti costantemente? Scendi dalla croce. Se sei figlio, scendi dalla croce. Se è vero che tuo padre ti ama, scendi dalla croce. Mostraci che sei Dio scendendo dalla croce. E Gesù sa bene che per mostrare che è veramente Lui il Messia, non deve scendere dalla croce. Quante volte questa voce che ci tenta è presente dentro la nostra vita. Guardate che è sempre più facile scappare dai problemi. E molto spesso noi lo facciamo, nascondiamo la testa come gli struzzi sotto la sabbia, neghiamo l'evidenza. Possiamo passare la maggior parte della nostra vita andando via, scappando via, ma a un certo punto, se vogliamo che la nostra vita assuma un significato, dobbiamo smettere di scappare, dobbiamo prenderci la responsabilità di quello che c'è, dobbiamo accogliere il mistero della vita così come il Signore l'ha messo davanti a noi. Il problema non si tratta di capire perché ci è successo questo, perché abbiamo questa vita. La domanda più interessante è: come posso amare nonostante quello che è successo dentro la mia vita? Come si può amare in una situazione così? Questa è la domanda più interessante che noi cristiani dovremmo farci. Gesù non ci spiega perché ha scelto la croce per salvarci. Ci spiega come si può stare su quella croce con amore. E poi c'è una terza immagine che ci suggerisce la contemplazione di Gesù sulla croce. È un uomo che ha una corona di spine attorno al suo capo. E che cosa può significare tutto questo? Se le mani rappresentano il nostro fare che non può fare più nulla, se i nostri piedi inchiodati rappresentano la nostra incapacità di scappare, siamo lì e non possiamo andarcene, cosa rappresenta questa corona di spine? Quando una persona vive qualcosa di serio, ma vi faccio un esempio, non dobbiamo pensare soltanto a cose esagerate, no? Io posso avere un figlio e mi accorgo che è profondamente infelice, fuori strada. Tutto il giorno a chi penso, secondo voi? A lui. Il mio pensiero fisso nella mia testa è quella persona. Perché? Perché la amo. È la mia corona di spine quella. È la sofferenza di chi ama qualcuno e non riesce a liberarsi del pensiero di quel qualcuno perché lo ama, perché gli vuole bene. E pensate un po' che Gesù si mostra a noi come molto spesso siamo noi, impotenti, impossibilitati, incapaci di pensare qualcosa di diverso. Ma questa è solo un'immagine che ci dice che tutte le volte che noi prendiamo sul serio la nostra vita, dobbiamo fare i conti anche con quello che la vita può riservarci.
Ma qual è l'effetto vero? Cioè, quando una persona comincia a vivere la croce come un'esperienza di amore, in pratica, quando noi cominciamo a vivere la nostra vita come la vivrebbe Gesù, quando cominciamo a vivere il nostro dolore come lo vivrebbe Lui, la nostra gioia come la vivrebbe Lui. E voi dite, parliamo sempre del dolore, ma guardate, Gesù partecipava a feste, a matrimoni, quando deve parlarci del regno di Dio ci racconta sempre di pranzi, di banchetti. Uno, Gesù è uno che sa che cos'è la gioia, non è che ci dice soltanto il dolore. E ad esempio, e questo è molto interessante, no? Nella nostra società siamo stati abituati a far questo, che quando tu sei nella gioia, tu devi godere di quella cosa, non gli altri. E invece Gesù dice che chi gioisce non riesce a fare a meno di condividere la gioia con gli altri. Invita tutti a pranzo, tutti a cena, tutti devono sedersi attorno a una tavola per condividere la gioia. Dobbiamo far festa, dice il papà della parabola del figlio il prodigo, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Adesso vi faccio la traduzione moderna della parabola del figlio il prodigo. Il figlio il prodigo torna a casa e subito il padre dice: mi raccomando, non diciamo niente a nessuno, così non facciamo una brutta figura, perché fino adesso mi ero inventato che mio figlio era in Erasmus. E siccome adesso è tornato a casa, continuiamo a sorridere così. Perché? Perché per noi salvarci la faccia vale più della gioia di un figlio che è tornato a casa, cambiato. E Gesù invece ci dice: sei nella gioia, dillo a tutti che sei nella gioia. Mangiamo, facciamo festa. È una mentalità diversa, capite? Non è Gesù che ci insegna semplicemente come dobbiamo viverci qualcosa di difficile, ma come dobbiamo viverci anche qualcosa di estremamente bello. Ecco che cosa ci insegna il Vangelo. Allora, quando noi ci domandiamo come si ama, allora sì che fissiamo lo sguardo su Gesù e capiamo che c'è un amore leggero, un amore facile, un amore che ancora non ha passato il vaglio vero dell'amore, e dell'amore quando tutto va bene, l'amore in cui tu dai e ricevi, l'amore in cui raccogli quello che semini, l'amore in cui tutte le cose vanno per il verso giusto. Ma poi arriva un momento in cui queste cose cominciano a finire e cominciano le difficoltà. In quel momento si vede se l'amore che tu avevi era vero o no. Perché l'amore vero rimane anche quando non conviene più rimanere in quella situazione. L'amore vero non è l'amore soltanto di quando io sono capace di fare miracoli, di moltiplicare pani e pesci, di tenere insieme migliaia di persone attorno a me. L'amore vero è quando io non posso fare più nulla, quando sono in balia degli altri, quando mi trovo crocifisso su una croce e io continuo ad amare. Questo è Gesù. Ecco perché la croce sta lì come un punto fermo. Chi ama così dà un punto fermo alla propria vita. Tutto può cambiare. Possiamo essere nella gioia o nel dolore, possiamo vivere nella fortuna o nella disgrazia, ma quando tu hai deciso di amare così è un punto fisso. Può crollare il mondo, ma un amore così non crolla mai. È eterno. Perché assomiglia a Dio, anzi è Dio, perché Dio, per mostrarsi chi è, ha mandato suo figlio a vivere non soltanto l'esperienza umana che noi conosciamo di lui, ma a mostrarci l'apice dell'amore, che è l'esperienza di salire su quella croce e di vivere l'esperienza di questa croce. Allora, quando noi ci domandiamo che cosa significa per noi amare, guardiamo Gesù e cerchiamo di dire in ogni circostanza della nostra vita come noi dovremmo vivere. Ma quando incontriamo la prova, e ve lo ripeto, stiamo attenti quando viviamo delle cose difficili,
Stiamo attenti a non dare spiegazioni facili. Stiamo attenti a non trovare motivazioni che in realtà poi sono bestemmie. Certe cose accadono e dobbiamo accoglierle invece di correre ai ripari a dare per forza chissà quale spiegazione. Ma le cose che non riusciamo a spiegare e che esistono e che ci sono dentro la nostra vita, quando tu le vivi come le vive Gesù, allora ha un effetto salvifico per ciascuno di noi. Ora vorrei elencarvi quelli che secondo me sono gli effetti della croce quando una persona l'accoglie dentro la propria vita. Ma lo ripeto un'altra volta, non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di brutto per vivere la croce. Quando io dico vivere la croce significa decidere di amare seriamente qualunque cosa c'è. C'è una gioia? Ama seriamente quella gioia. Amala come l'amerebbe Gesù. Cosa farebbe Gesù? Beh, fallo anche tu. C'è una prova? Vivila come la vivrebbe Gesù quella prova. Ama quella prova così come Gesù ha amato le sue prove. Vi pare che Gesù sia scappato dal deserto? È stato nel deserto, è stato nella prova. Ha saputo amare i suoi 40 giorni. Che rappresentano un periodo della sua vita, come i 40 anni nel deserto, sono un periodo del popolo di Israele. Anche noi abbiamo dei periodi no. La persona una volta mi disse: padre, il mio periodo no dura da un po', però è sempre un periodo, è sempre qualcosa che ha un inizio e una fine, ma semplicemente perché noi siamo esseri finiti, eh? Tutte le cose che viviamo hanno sempre un inizio e una fine. Allora, vedete, che cosa succede? Dice un salmo, l'uomo nella prosperità non comprende. È come gli animali che periscono, che tradotto significa? Quando le cose nella vita vanno nel verso giusto, a un certo punto, lo sapete, ci convinciamo di essere i padroni del mondo. Noi possiamo tutto, possiamo fare tutto, possiamo permetterci tutto, ma semplicemente perché la vita soffia dal nostro lato, dalla nostra parte. Questa cosa che tanto spesso mi capita di spiegare ha un nome specifico, si chiama delirio di onnipotenza. In pratica, tu pensi di essere Dio. Tant'è vero che quando una persona è in delirio di onnipotenza, la prima cosa che toglie dalla sua vita, lo sapete che cos'è? Dio. Ma io devo andare in chiesa, ma per carità, devo pregare, una vita spirituale, no, eccetera. Devo affermarmi, devo andare avanti, devo così, devo... Perché? Perché tu pensi di essere il padrone della tua vita, no? Quando una persona ha una salute che scoppia, mica pensa che anche lui è un essere umano. Quando una persona ha una furbizia in cui riesce a cadere sempre in piedi, mica pensa che esistono anche delle cose che sono più intelligenti di te. Allora, vedete, l'esperienza di trovarsi in questo delirio di onnipotenza è una grande disgrazia per noi, una menzogna del demonio. Il male ti convince che tu puoi tutto, e non è vero. Allora c'è bisogno di qualcosa che ci ricordi che siamo creature. Il primo effetto salvifico della croce, lo sapete qual è? La croce ti ricorda che tu sei umano, come tutti gli altri. La croce ti costringe a ricordarti che non sei Dio. Ma io ho 40 anni, ho una carriera, mi sono affermato, corro, vado da una parte all'altra del mondo, guadagno tanti soldi, tac, una malattia, un infarto. Mi ferma, mi tengono chiuso in ospedale per giorni, in terapia intensiva. A che cosa serve tutto questo? Ah, Dio me l'ha mandato! No, Dio non manda niente di tutto questo. La domanda che devi farti tu è: che cosa ti sta dicendo l'esperienza del dolore lì? Che sei umano. E che non puoi passare la vita a correre, a correre, a correre, come se tu potessi permetterti tutto. Non è vero. Se voi tirate troppo la corda, si spezza. Lo dico anche a me. Siamo creature. Noi molto spesso dimentichiamo di essere umani.
Quando una persona viene sottoposta alla sapienza della croce, il primo insegnamento che la croce ti dà è questo: ricordati che sei umano, ricordati che sei una creatura. Qual è la caratteristica della creatura? Ogni creatura ha bisogno. A noi non piace ammettere di avere bisogno. A noi non piace ammettere che abbiamo dei bisogni. E invece tu sei pienamente una creatura quando accetti che hai dei bisogni. Ad esempio, quando tu scopri Dio, quando ti scopri bisognoso, perché in quel momento ti ricordi che c'è bisogno che qualcuno ti tiri fuori da quell'esperienza. Ora, è troppo poco pensare di essere credenti semplicemente perché la vita ci ha messo in una condizione di bisogno. No, Dio non ama essere amato semplicemente perché abbiamo bisogno. Io ho sempre trovato geniale quello che fa il Vangelo quando ci racconta la chiamata di Pietro. Voi sapete che Pietro incontra Gesù in un momento di bisogno. In pratica il suo mestiere sta andando male. La notte non prendono pesci. E Gesù arriva all'albeggiare facendo esattamente questa domanda, che è una domanda bruttissima. Avete preso qualcosa? Allora avvicinatevi ai pescatori che non hanno preso nulla. E questi impiccioni che stanno lì sulla riva, allora cosa avete preso oggi? E tu gli vuoi tirare in testa la barca con i remi e le reti, no? Beh, Gesù fa una domanda simile a Pietro. Non avete preso nulla? Nulla. Allora, io ripeto spesso, quanto è facile prendersi una persona nel momento del bisogno? È facilissimo. Ha bisogno? E tu puoi prenderla quella persona. Avete mai sentito parlare delle sette o dei guru, di queste persone che manovrano gli altri? Solitamente come fanno ad avere una capacità di entrare nella vita delle persone? Perché sfruttano il loro bisogno, stanno male e loro si insinuano nelle loro ferite. Stanno vivendo un lutto, la perdita di qualcuno, e quindi sono fragilissimi. E loro manovrano usando il dolore delle persone. Gesù potrebbe fare così. Potrebbe prendere Pietro in un momento di fragilità, manipolarlo. No. Prima lo manda in acqua. Prendi il largo. Butta le reti. Gli riempie le reti e poi gli dice: adesso mi segui. In pratica, Dio non usa le croci perché così ci tira a sé, ci manovra, amici. La sapienza della croce è ricordarci che abbiamo bisogno. Ma non possiamo mai pensare che Dio vuole creare questa situazione di bisogno in modo tale che poi andremo da Lui. Quella situazione di bisogno ci aiuta a ridimensionarci. Per esempio, chi ha vissuto una prova ed esce fuori da quella prova, la cosa più bella non è essere uscito dalla prova, ma aver imparato qualcosa da quella prova. Che cosa ho imparato? Che devo essere più ridimensionato, che io non sono migliore degli altri, che io non devo mettere i piedi in testa agli altri. È una lezione immensa, che prende un nome meraviglioso. Il demonio odia questo nome, è l'umiltà. Gli umili sono quelli che sanno di essere delle creature e sono contente di esserlo. Gli umili sono quelli che hanno bisogno e non si vergognano di avere bisogno. Invece, come veniamo educati noi? Tu devi diventare talmente tanto autonomo da non avere bisogno di nessuno. Ma non è possibile questo nella vita, amici. Noi abbiamo sempre bisogno. Abbiamo bisogno di essere riconosciuti dagli altri. Abbiamo bisogno di essere amati, stimati.
abbiamo bisogno di essere ascoltati, abbiamo bisogno di tenerezza, abbiamo bisogno di cura, abbiamo bisogno di tante cose. Chi può dire io non ho bisogno di questo? Allora certo che quando una persona vive in ostaggio dei propri bisogni, allora può diventare dipendente dagli altri e questo è un male. Ma quando una persona si è riconciliata con i propri bisogni, può tenere desto questo desiderio di bisogno senza cadere nella trappola di una dipendenza. È un equilibrio. Una persona che cresce nel cristianesimo, nella fede cristiana, è una persona che ha fatto pace col fatto che è umano. E vi posso assicurare che l'umanità di Luigi è diversa da quella di Don Antonio. Perché abbiamo storie diverse, ma sono storie che a entrambi ci ricordano che siamo umani. Se avessimo la serenità di rileggere in maniera diversa i nostri peccati, ci accorgeremmo che i nostri peccati ci dicono un sacco della nostra umanità, ce la raccontano la nostra umanità, ci dicono i nostri bisogni. E ciascuno di noi dovrebbe avere il coraggio di dire: ma io sono anche questo. Io sono quello che si è fidato di Dio fino al punto che Dio ha potuto costruire il suo regno attraverso il mio sì. Sto parlando del re Davide. Ma sono anche quello che ammazza l'amico per prendersi la moglie. Quindi significa che da una parte sono uno che si fida molto di Dio e allo stesso tempo ho un infantilismo affettivo, capite? Questo è Davide. Allora, ognuno di noi dovrebbe riscoprire la propria umanità e dovrebbe dire: Signore, aiutami a benedire la mia umanità. Questa è la croce. Il primo frutto della sapienza della croce è riconciliarci col fatto che siamo esseri umani e quindi bisognosi. Vi pare che Gesù in croce è morto da eroe? Lasciatemi qua a morire per salvare il mondo. C'è una cosa che dovrebbe molto commuoverci quando Gesù è lì. A un certo punto dice: ho sete. Manifesta un bisogno. Ho sete. E qui ci sarebbe tanto da dire. Sete di cosa? Sete di acqua. Sete di amore. Sete perché si sente solo. Sete perché si accorge che tutto quello che ha fatto sembra che in quel momento non abbia più senso. Sete di capire. Gesù non ha vergogna a dire ho sete. Noi molto spesso abbiamo vergogna a dire i nostri bisogni. Traduco, chiudo. Chi accetta i propri bisogni si lascia aiutare. Avete capito bene? Chi accetta la propria umanità si lascia aiutare. Chi non accetta la propria umanità non si lascia mai aiutare. Io non posso aiutare uno che non vuole farsi aiutare. Io non posso aiutare uno che non ha accettato i suoi bisogni. Io non posso aiutare uno che non si è riconciliato col fatto di essere umano. Uno dei doni che ci fa la croce è questo. Ti fa scoprire di essere creatura e ti porta fino al punto di dire una cosa che contro tutto l'orgoglio di questo mondo: aiutami. Ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Infatti le persone che cambiano vita sono quelle che sono arrivate fino al punto di dire aiutami. Se tu aiuti uno che non è arrivato al punto di dire aiutami, stai perdendo tempo. Non riesci ad aiutarlo. Ma ti do questo, ma ti do questa... L'hai capito o no che quella persona ancora non accetta di essere aiutata? Perché non accetta di avere dei bisogni. Non ha ancora accettato la sua umanità. Quindi certe volte dovremmo domandare per noi stessi, per le persone che abbiamo accanto, questo primo dono della croce. Accettare di essere creature e quindi di lasciarci aiutare. Il secondo dono della croce è quel dono che ti ricorda che sei libero. Sapete che cosa intendiamo noi libertà? Per noi la libertà è fare tutto quello che ci passa per la testa.
Uno è libero quando può fare tutto. No, una persona è libera solo quando può scegliere. Se tu puoi scegliere, sei libero. Non se puoi fare tutto. Perché se puoi fare tutto, tu non sei mai messo nella situazione di scegliere. Sapete perché? Perché una persona che sceglie deve scartare qualcosa. Se voi andate da un bambino e gli dici: vuoi questa caramella o quest'altra? Ti dice: le voglio tutte e due. No, devi scegliere. Allora, se scegli la caramella rossa, stai scartando quella verde. La libertà è che ti prendi la responsabilità di scegliere qualcosa e di perderne un'altra. È totalmente diversa l'idea che abbiamo noi di libertà, no? Il male ti dice: fai quello che vuoi, senza domandare a nessuno. E no, Gesù è morto in croce per renderci talmente tanto liberi da poter scegliere e quindi di dire sì a qualcosa e no a qualcos'altro. Voi pensate che noi siamo liberi? Da che cosa si vede se siamo liberi? Siete disposti a perdere qualcosa nella vita? Da lì si vede la libertà. Ad esempio, quando uno dice: sto perdendo tempo con te, sta perdendo qualcosa del tempo, perché sta dicendo sì a qualcos'altro, però, ad esempio ad amarti. Se io dico di sì a una donna per sposarla, le dico di sì, quindi la sto scegliendo, nello stesso tempo io sto escludendo tutto il resto delle donne del mondo. Se io scelgo un uomo, dico sì a te e sto escludendo tutti gli altri uomini al mondo. Dovrebbe essere così. Invece noi che cosa vogliamo? Vogliamo questo e quello. E pensiamo di essere liberi semplicemente perché a volte pensiamo di essere così furbi da tenerci tutto. No, la tua libertà è la capacità di dire di sì a qualcosa e di no a qualcos'altro. È facile? No, non lo è per niente. Ma Gesù è morto in croce per renderci capace di questo. Tu ci credi? Allora, quando una persona passa attraverso la sapienza della croce, si accorge di essere libero. Lo sapete perché? Perché quando una persona passa attraverso l'esperienza della croce, si accorge che alcune cose valgono la pena e altre cose sono chiacchiere, sono stupidaggine, su cui molto spesso abbiamo perso un sacco di tempo della nostra vita. Fate questo esercizio. Se uno vi dicesse: da oggi avete un solo mese di vita, quante cose eliminereste dalla vostra vita che non hanno senso, capite? Perché se uno dice: io c'ho soltanto un mese, ma posso vivere per questa stupidaggine? C'ho un solo mese. Praticamente quel pensiero della morte vi ha messi in grado di essere liberi, perché vi fa scegliere. Noi non ci pensiamo mai alla morte. Non pensiamo mai che dovremmo tutte le mattine essere liberi di dire sì a qualcosa e no a qualcos'altro. Allora chi passa attraverso l'esperienza della croce diventa più libero, perché capisce la differenza che c'è tra una cosa essenziale e una cosa invece superflua, tra una cosa che vale il nostro sì e una cosa che vale il nostro no. La Bibbia, sapete come chiama le cose superflue? Le chiama vanità. Vanità delle vanità, dice Coelet. Tutto è vanità. Che la traduzione della parola vanità è fumo. È tutto fumo. Non c'è niente di sostanziale. La nostra vita a volte è piena di fumo. Non c'è arrosto, amici. Allora, se permettete, io la mattina mi voglio svegliare e voglio vivere per una cosa vera, una sola, e dire a quella cosa vera: sì, io scelgo questa cosa e dico di no a tutto il resto. Che cosa fa il male? Il male ti dice: no, prenditi tutto. In pratica ti sta dicendo: non essere libero. Perché le persone che non scelgono mai, cioè
che non dicono di sì a qualcosa e di no a qualcos'altro, in realtà non sono libere. Noi siamo liberi. Terza cosa, qual è la più grande paura che noi abbiamo? L'abbiamo detto prima, è la morte. Tutti abbiamo paura della morte, anche quelli che dicono io non ho paura della morte. E semplicemente, sapete, la paura della morte è la paura di ricordarci che a un certo punto c'è una fine delle cose. Se io intercetto la paura di una persona, sapete, io posso far tutto. Se io riesco a beccare la sua paura, posso fa tutto. È esattamente come il primo scalino, eh? Se io capisco la tua ferita, posso manovrarti. Se io capisco la tua paura, posso manovrarti. Qual è la forza del male? La paura della morte. Tutti abbiamo la paura di morire. E come si manifesta questa paura di morire? Si manifesta vivendo, cercando di allontanare da noi tutto quello che ci ricorda la nostra finitudine. Allora, cosa dovremmo fare? Cioè, a che cosa serve l'esperienza della croce? L'esperienza della croce ti libera dalla tua paura. Tu non hai più paura. Quella paura non comanda più dentro la tua vita. Vi faccio un esempio concreto, perché altrimenti se parliamo soltanto per massimi sistemi, uno dice, vabbè, mi porrò il problema della morte una volta, perché si muore solo una volta. Ma vedete, la paura della morte si manifesta dentro la nostra vita attraverso delle piccole paure. Un esempio. Io ho paura di quello che gli altri pensano di me. Questa è una paura della morte, noi non vogliamo rinunciare alla nostra immagine ideale. E quindi, che cosa faccio? Per non perdere la stima di quelle persone, continuo a passare la mia vita a fingere. In pratica quella paura sta comandando. Io mi comporto in quel modo perché la paura di essere giudicato mi fa comportare in quel modo. Ma una persona che vive fingendo è libera secondo voi? Una persona che si lascia guidare dalle proprie paure è libera? Può essere felice una persona che passa la sua vita rincorrendo le sue paure? No! Noi abbiamo bisogno che qualcuno ci liberi dalle nostre paure. Cioè che ci dica, avere paura è umano, ma tu puoi rimanere libero davanti alla tua paura. Anche a me fa piacere quando la gente pensa bene di me. Mi posso assicurare che c'è anche chi pensa male di me. E siccome io sono umano, che cosa succede? Che se ho davanti a me 400 persone che pensano una cosa positiva e ho solo Don Antonio che pensa una cosa negativa, io penso sempre a Don Antonio. Non penso a voi. Il mio punto fisso è quella persona che pensa male di me, mi rovina la vita. E questo che cosa sta a significare? Che io sono insicuro? Tutti siamo insicuri. Ma che la paura del giudizio ha ancora troppo potere nella mia vita. L'abbiamo ascoltato qualche giorno fa nella liturgia. A noi ci interessa un unico giudizio, quello di Dio, non quello degli altri. Allora, lo sapete cosa succede a una persona che passa attraverso la sapienza della croce? Non ha più paura. La paura non ha più potere su di lui. Viene liberato dalla paura. E perché? Perché hai passato una prova talmente grande che ti ha reso forte di fronte a qualsiasi paura, fino ad arrivare alla paura della morte. In che cosa consiste questo vaccino contro la paura? Quando una persona smette di avere paura? Lo sapete quando? Quando si sente molto amata. Quando io mi sento molto voluto bene, scusate se uso questo termine, non me ne frega più niente. Sono amato, non ho più paura. Allora voi dovete immaginare che Dio ci ha amati attraverso Gesù talmente tanto, infinitamente,
che ci ha messo in condizioni di non avere più paura nemmeno della morte. Non abbiamo più paura perché siamo amati. Quando una persona si accorge di essere amato? Quando è in croce. Perché in quel momento si accorge non soltanto della sua debolezza, ma che esiste anche la grazia di Dio. Perché se non ci fosse la grazia di Dio, tu non faresti nulla. Non potresti fare niente. E te ne accorgi in quel momento che non potresti fare niente. È paradossale, no? Dovevamo passare dalla croce per accorgerci che esiste la grazia di Dio. La grazia di Dio è un modo diverso di dire l'amore di Dio. Pensate a un momento difficile della vostra vita e vi accorgerete come in quei momenti Dio si è inventato di tutto per aiutarvi. Vi siete resi conto della grazia di Dio nel momento della prova? Io dico spesso ai miei ragazzi: capirete il valore di casa vostra quando ve ne andrete. Quando sarete costretti a vivere a 1000 chilometri di distanza da casa, le cose che davate per scontato le capirete. Ma non è una grazia di Dio avere un fratello, un papà, una mamma, qualcuno che ti vuole bene? Le dai per scontato, non ti accorgi che sono una grazia. Diventano un diritto. Quando te ne accorgi? Quando non ce li hai. Quando non ce li hai, ti accorgi che erano una grazia. Ti accorgi del loro amore. Non è sempre così. Però che cosa voglio dirvi? C'è una sapienza che viene dalla croce, che è la sapienza di saperci amati. È come se la croce volesse dire a ciascuno di noi: sì, tu sei nella prova, ma ricordati che sei amato, ricordati che sei amata. E questa cosa toglie tutte le paure, fino alla paura della morte. Allora, amici, vedete che cos'è la sapienza della croce? Questo punto fisso che rimane il perno su cui costruire tutta la nostra vita. Quando una persona vive così, quando fa un'esperienza di un amore così gli salva la vita. Perché quando tu ami in questo modo, sei umile. Quando tu ami in questo modo sei libero, quando tu ami in questo modo non hai più paura, quando tu ami in questo modo sai di essere amato. Ecco perché tutti noi dobbiamo sottoporci alla sapienza della croce, che non significa andiamoci a cercare delle disgrazie. Significa vivere la nostra vita come l'ha vissuta Gesù. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, nell'abbondanza e nella carestia, quando tutto va bene e quando tutto va male, vivere come ha vissuto Gesù. Questa è la logica della croce. Gesù non è stato in croce 3 ore, capite? Tutta la sua vita è stata a spiegare che cos'è la sapienza della croce. Tutta la sua vita è stato un tentativo di mostrarci come si vive, con quale sapienza si vive. Se vi leggete il Vangelo e per un istante vi dimenticate di spostare la vostra attenzione sui miracoli, vi accorgerete della tenerezza di Gesù, dell'ascolto di Gesù, delle scelte che fa Gesù. Vi accorgerete come si vive. Noi ancora usiamo Gesù come un amuleto che dovrebbe proteggerci dalle sfortune della vita. Gesù è il nostro Salvatore semplicemente perché guardando Lui guardiamo come si vive. La nostra fortuna è avere Lui, è avere una vita da guardare, un Vangelo da mettere in pratica. Questa è la nostra grazia. Allora capite che Gesù che mangia e danza durante le nozze di Cana è lo stesso Gesù che grida e muore sulla croce. Sa gioire e sa soffrire, perché quando Gesù gioisce, gioisce per amore, e quando soffre, soffre per amore. Potremmo dire la stessa cosa noi? Qualunque cosa facciamo della nostra vita, la sappiamo fare per amore, con amore, amando?
Ma io vorrei sapere perché mi è successa questa disgrazia. No, fratello, no, sorella, non devi domandarti perché ti è successa quella disgrazia, devi domandarti come posso amare attraverso questa disgrazia. Come si ama in questa situazione? Perché questa è la cosa più interessante. Chi vive così ha la vita salva e salva la vita anche degli altri. Allora, credo che ciascuno di noi ha un debito di gratitudine nei confronti di Gesù. Perché Gesù non è venuto a battezzare la sofferenza, a dire, fratelli, fatevi la croce e accettate la sofferenza. E questa è la nostra idea, No. Gesù è venuto a dirci, fratello, sorella, ama, ama sempre. Ama quando le cose vanno per il verso giusto e quando sono contro di te. Ama quando capisci tutto e quando non capisci niente. Ama sempre. Guarda me e ama. Guarda me e impara. Guarda me e vai avanti. Guarda me e non avere paura. E quando ti senti impotente, ricordati che anch'io mi sono sentito impotente. E quando vuoi scappare, non puoi scappare, guarda me, anche io non potevo scappare. E quando hai un pensiero fisso che non riesci a toglierti dalla testa, guarda me, anche io avevo un pensiero fisso che non riuscivo a togliermi dalla testa. Guarda me. E torna a respirare, vai avanti. Tutti pensano che la croce sia la fine, ma la croce non è la fine, è l'inizio della Pasqua. Chi vive così ha spalancato la sua vita all'eternità. Allora io credo che ciascuno di noi debba domandare questa grazia al Signore, di saper vivere così la propria vita, di saper vivere la sapienza della croce, di saper avere questo punto fisso. La croce sta, l'amore sta, mentre tutto cambia intorno a noi, è mutevole. C'è un punto fisso per noi, vivere come ha vissuto Gesù. E allora, vedete, quando chiudono quel sepolcro, quando si spengono i riflettori, e tutti se ne vanno a casa, tutti pensano che sia finito tutto, ma voi sapete che è già Pasqua, ma nessuno lo sa che è Pasqua. Anche a noi ci sembra che tante cose ormai sono finite così, diciamo ormai è andata così. La Pasqua è già all'opera, ovunque c'è una persona che ama così, è già Pasqua, anche se non ce ne accorgiamo. Questa è la nostra fede. E questo, vedete, credo che sia la cosa di cui il mondo ha più bisogno. Il mondo non ha bisogno di teologi che spiegano il dolore. Ha bisogno di cristiani che mostrano come si vive. Ha bisogno di testimoni, non di parole. E Gesù è il più grande testimone dell'amore di Dio. E ciascuno di noi è suo discepolo se vive come lui ha vissuto. Grazie.